Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections. Eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci la corazzata Bismarck, la storia, il mito, il modello da costruire. Allora, in questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 38 e del fascicolo numero 39, dove all'interno abbiamo trovato altri componenti del radar Prodiero, ragazzi, e poi andremo ad assemblare ben due sezioni dello scafo, quindi grandi progressi sullo scafo, una sezione destra e una sezione sinistra. Siete pronti per questo nuovo unboxing? Allora, iniziamo, vai Bismarck! E prima di iniziare con l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino della Bismarck e al nostro video e poi cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Allora, se vi siete persi i video tutorial precedenti, mi raccomando, andatele a rivedere. Vi lascio qui in alto a destra il link alla playlist della Bismarck, dove potete vedere tutti i video che ci hanno portato a questa situazione. Eccola qui, ragazzi. Allora, un modellino per collezionare e per modellisti non adatta ai minori di 14 anni. Facciamo una breve panoramica del nostro modellino, eccolo qui. Allora, diciamo che negli ultimi video stiamo lavorando sui ponti sovrastruttura, quindi ragazzi stiamo salendo in verticale e quello che stiamo assemblando adesso è il radar Prodiero. Questa è l'ultima fase di assemblaggio che abbiamo fatto nel video tutorial precedente e in questo video tutorial andremo ad inserire altri particolari e lo porteremo quasi a termine e non solo, andremo a montare anche altre sezioni dello scafo. Ok, dopo questa breve panoramica iniziamo con l'unboxing, vai! Iniziamo dal fascicolo numero 38. Allora, vi ricordo che quest'opera è distribuita in edicola dalla Hachette, è composta da 140 uscite al prezzo di 12,99 euro. Troviamo subito le fasi di assemblaggio di questo video tutorial, ossia il radar Prodiero e una sezione di destra dello scafo, ragazzi, eccole qui. Queste sono tutte le fasi di assemblaggio del radar Prodiero e vai. E poi si continua con la Bismarck, storia e destino. Guardate qui, ragazzi, tutta la storia della Bismarck. Bene, andiamo a vedere la fustella con i componenti. Ecco la sezione dello scafo che andremo a montare e poi gli altri componenti del radar Prodiero. Ed infine diamo uno sguardo al fascicolo numero 39, dove all'interno abbiamo trovato un'altra sezione dello scafo, ossia quella verniciata, quella marrone, dove praticamente ci permetterà di fare veramente un passo da giganti sulla costruzione dello scafo. Guardate qui, sta crescendo tantissimo. Ok, la contraerea leggera, la dislocazione, la canna, la culatta, ragazzi, tutto sulla Bismarck, tutto, ragazzi, non manca nulla. E questa è la fustella con la sezione dello scafo che andremo a montare. Ok, dopo questa breve panoramica iniziamo con l'assemblaggio, vai! Bene ragazzi, iniziamo subito le fasi di assemblaggio partendo dallo scafo. Questa è la situazione attuale, ragazzi, guardate già quanto è grande questo scafo, è uno spettacolo, tutto fatto in presso fuso di alluminio. E adesso andiamo a montare due sezioni, procediamo. Iniziamo l'assemblaggio dalla sezione bassa di destra, che è questa qui, ragazzi, quindi colorata marrone, classico colore della Bismarck, di cui abbiamo già montato la parte sinistra, quindi non facciamo altro che andarla a inserire sotto queste bugne in questo modo. Dopodiché l'andiamo a fissare con tre viti 2x4 di tipo PM. Procediamo! Ed ecco fatto! Ci spostiamo ora sulla parte sinistra dello scafo e andiamo a montare la sezione alta, ossia questa qui. Allora, quindi la capovolgiamo e l'andiamo a predisporre qui nella sua sede, quindi facciamo corrispondere le asole con i due perni sottostanti. Ecco
Ecco fatto, e adesso lo andiamo a serrare con due viti PM 2x4. Andiamo ora a montare il connettore di giunzione tra le due sezioni e lo andiamo a inserire qui su questi due perni. Allora, questo connettore, ragazzi, vi ricordo che dà robustezza a tutto lo scafo e permette poi di allineare il profilo tra le due sezioni adiacenti. Procediamo. Predisponiamo altre due viti PM 2x4 e le andiamo a serrare con il mini cacciavite che ci è stato fornito durante il corso dell'opera. Ed ecco come si presenta lo scafo della Bismarck al termine di questa fase di assemblaggio. Visto da qua è veramente imponente. Facciamo una panoramica, guardate quanto è cresciuto semplicemente avendo aggiunto queste ultime due sezioni. Wow! Ci spostiamo ora a lavorare sul radar prodiero e in particolar modo sul comando superiore prodiero. Quindi prendiamo il ponte, che è questo qui, e andiamo a inserire al suo interno il rivestimento, questo qui grigio scuro. Lo andiamo proprio a mettere qui dentro, premiamo ad incastro ed ecco il risultato. Recuperiamo ora l'unità radar che abbiamo assemblato nel video tutorial precedente e andiamo a incollare qui sui due lati queste due scatolette. Prima le impregniamo nella colla a ciano acrilica e dopo la procediamo ad incollarle. Quindi ne monteremo una su questo lato e un'altra sull'altro lato. Procediamo ora ad incollare i bracci del telemetro, quindi ne andremo a inserire uno su questo lato, in questo modo, e l'altro sul lato opposto. Ed ecco come si presenta. Andiamo ora a inserire altri dettagli qui sul radar, quindi la parte questa piana che veniamo qui frontale la dobbiamo rivolgere verso di noi, quindi la impregniamo nella colla e la andiamo a posizionare in questa sede. Procediamo ad incollarne altre due in queste sedi. Adesso ci spostiamo a lavorare sul retro del radar e andiamo a inserire il portellone in questa posizione e il set dei tre armadietti in quest'altra. Ed ecco come si presenta l'unità radar al termine di questa fase di assemblaggio. Ok, non ci resta altro che andarlo a montare sul ponte superiore prodiero. Procediamo! Bene ragazzi, a questo punto non ci resta altro che andare a incollare l'unità radar sul ponte superiore prodiero, quindi facciamo passare il cavo all'interno del foro, abbiamo già messo della colla a ciano acrilico sulla base triangolare dell'unità radar e procediamo all'incollaggio. Ecco qua ragazzi! Ed ecco come si presenta il radar prodiero al termine di questa fase di assemblaggio in cui abbiamo montato i vari accessori sul posto di comando prodiero e non solo, l'abbiamo anche montato sul posto di comando. Eccolo qui ragazzi. Bene ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, lasciate un super like al modellino della Bismarck
e poi cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Allora ragazzi, eccolo qui lo scafo della Bismarck con le nuove sezioni che abbiamo montato, sta diventando sempre più grande, e poi ecco qui i ponti protieri che stiamo assemblando ragazzi, ecco qui la nuova unità radar che abbiamo appoggiato qui per comodità. Guardate che spettacolo ragazzi, è ricca di dettagli questa nave, è fantastica. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo video della Bismarck. Ciao.